Ti hai visto la puntata di Bake Off ieri? Hanno fatto la torta magica, ma la magia non accade solo a Bake Off, ma accade anche a casa mia e a casa vostra se volete. Oggi facciamo la torta magica al cacao. È una torta semplicissima da fare, ma ci stanno delle regoline che vanno rispettate per una perfetta riuscita di questo dolce. La prima cosa da fare è separare i tuorli dagli albumi. Montate i tuorli con lo zucchero a lungo e in questo momento aromatizzate la torta o con della vaniglia o con la scorza di arancia. Aggiungete l'acqua a filo, così. In seguito il burro sciolto e freddo, mi raccomando va fatto intiepidire questo burro, non versatelo bollente. Fermate lo sbattitore e aggiungete il cacao e la farina setacciata. E dopodiché sbattete ancora giusto quel che serve per amalgamare. Aggiungete a filo il latte tiepido. Mi raccomando, il latte va aggiunto poco per volta, altrimenti vi ritroverete la cucina con schizzi ovunque perché il composto è molto liquido. Nel frattempo montate gli albumi e quando sono già un po' fermi aggiungete il succo di limone. Ora non vi resta che incorporare delicatamente, questo è importante, gli albumi al composto di cioccolato fatto in precedenza. Aggiungeteli anche a due o tre riprese che è meglio e mescolate in modo da non smontarli, sempre dal basso verso l'alto. Rovesciate il composto su una teglia quadrata di 20x20 foderata con la carta forno. La dimensione della teglia non è facoltativa, deve essere di questa dimensione, altrimenti la magia non può avvenire. Infornate la torta a 150-160 gradi per circa 80 minuti. Questo è il risultato una volta cotta. Fate sempre la prova dello stecchino per sapere se è pronta. Fatela raffreddare a temperatura ambiente, poi la coprite con la pellicola e la fate stare in frigo per almeno 2 ore. Questo è un dolce che va gustato freddo. Una volta che la torta è fredda, potete rimuoverla dallo stampo, togliere la carta forno e tagliarla per servire. In questo caso voglio spolverare la mia torta con un pochino di cacao amaro, ma potete utilizzare anche lo zucchero a velo. Un bacione e ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao ciao!